Mi trovo a Pesco Costanzo, in Abruzzo, in compagnia del sindaco, al quale vorremmo chiedere come va con l'attività dei borghi. Siamo in uno dei borghi più belli d'Italia e io sono un partigiano, dico che per me Pesco Costanzo è il borgo più bello d'Italia. Con l'attività dei borghi va benissimo, il presidente dell'associazione è un vulcano e quindi organizza sempre cose nuove. E noi per quello che possiamo riusciamo a fare delle cose veramente encomiabili. Credo e sono convinto che il turismo dei piccoli borghi, il turismo lento, soprattutto in questo momento di caoticità della vita, è un qualcosa che possa sfondare nel panorama nazionale e internazionale. Noi, grazie all'appartenenza a questa associazione, stiamo aumentando notevolmente il turismo internazionale. Dopodiché avrai occasione di vedere il paese. Pesco Costanzo è uno scrigno unico, un paese che è dotato dal 1600 di piano regolatore, un paese che è nato sulla scorta di un concetto di paese. Abbiamo tutta una serie di opere, a cominciare dalla Basilica, al Palazzo Fanzago, alla collegiata, al comune stesso, così come a tutti i portali che troverà a Pesco Costanzo, che hanno una bellezza unica. E la particolarità poi di Pesco Costanzo è che tutto ciò che trova a Pesco Costanzo è stato realizzato da pescolani, e questo è un altro nostro fiore all'occhiello, perché ringraziando Dio, se non come prima, ma continuano ad esserci dei grandissimi artigiani del ferro, dell'oro,
della legna, del legno meglio, così come della pietra, e quindi riusciamo ancora a fare delle cose che sono non artigianato, ma sono dell'artigianato artistico, che secondo me sono delle vere e proprie opere d'arte. Conosceva già la manifestazione Borghimoto, il trofeo Borghimoto? Io della manifestazione Trofeo Borghimoto ne ho sentito parlare per la prima volta l'anno scorso, però non avevo compreso di che cosa si trattasse, quindi l'avevo un po' messa all'angolo, perché poi molto spesso nei piccoli comuni siamo costretti tutto a fare un po' di tutto e spesso non riusciamo a seguire tutte le cose. Quest'anno sono contento, veramente contento, che siete passati anche da noi e che ci farete quello che siete abituati a fare, cioè un adeguato ambasciatore di bellezza. Grazie signor Sindaco. Grazie. Buona giornata. Viaggio continua. Per la prima volta abbiamo preso la pioggia oggi qui a Rocca San Giovanni, provincia di Chieti. Mi trovo con il sindaco Fabio Caravaggio, al quale voglio chiedere da quanto tempo sono diventati i borghi più belli d'Italia. Benvenuto Enzo, strano per la pioggia, di solito noi siamo un borgo di mare, quindi il sole splende. Rocca è nel circuito dei borghi più belli d'Italia da lontano 2006, siamo attivi nella promozione territoriale. In questo momento ci troviamo nel palazzo municipale del borgo, che si trova a 150 metri sul livello del mare. La nostra caratteristica però è proprio la costa dei Trabocchi, la via verde della costa dei Trabocchi, che sicuramente avrete modo di vedere dalle immagini Enzo. Altra caratteristica del nostro comune è il verde dei vigneti, degli oliveti, quindi siamo principalmente un borgo che basa il suo PIL sull'agricoltura, e il verde delle riserve. Abbiamo il SIC, sito di interesse comunitario Fosso delle Farfalle, la riserva naturale regionale Grotta delle Farfalle. Abbiamo ottenuto il vessillo delle quattro vele di Legambiente, quindi ciò dimostra l'attenzione alla salvaguardia e alla tutela del nostro habitat. Sindaco, lei conosce il trofeo turistico Borghimoto? Sì, conosco la vostra realtà, so che avete avuto il piacere di visitare una bella regione come la Sicilia, perché no? Candidiamoci per far visitare anche tutto l'Abruzzo dai Borghimoto. Vi aspettiamo! Thank you.
Thank you.